Buongiorno, io sono Abate Antonella, la coordinatrice del servizio educativo Il Nido Filo e Palla. Il nido accoglie 36 bambini dagli 11 mesi ai 36 mesi. E il nido offre tre fasce orarie, dalle 7.30 alle 14, dalle 7.30 alle 16.30 e dalle 7.30 alle 17.30. E se venite vi faccio vedere gli spazi. Entriamo nella prima stanza. Questa è la sezione di palla, dove qui i bambini, il tempo che trascorrono al nido è fino alle 2 per la fascia scelta. Qui c'è l'angolo simbolico della cucina, i travestimenti, l'angolo morbido, poi ci sono delle bottigline sensoriali che chiamate anche bottigline della calma per rilassarsi e abbiamo la zona delle costruzioni dove i bambini sperimentano le loro competenze e ne acquisiscono altre. Andiamo nell'altra sezione, questa è la sezione di filo, questa è la sezione dove i bambini si trattengono fino alle 16.30. Come vedete ci sono queste pedane che ognuno di loro ha il suo lettino dove i bambini riposano. Qui hanno la possibilità di sperimentare la pista delle meraviglie, dove loro si mettono in gioco creando situazioni di gioco sempre nuove, l'angolo dei travestimenti e l'angolo simbolico della cucina. Andiamo avanti. Questo è l'angolo del teatrino, dove ogni bambino narra qualcosa di sé riletto nelle storie che ogni giorno leggiamo al nido. Questa è la stanza, diciamo, chiamata laboratorio del colore e dei pasticciamenti, proprio per dare la possibilità al bambino di acquisire nuove competenze e arricchire quelle competenze che lui già ha. Qui c'è l'angolo della biblioteca dei piccoli, fortemente voluta dall'equipe educativa. Allora, ogni sezione ha al suo bagno. Questo è il bagnettino dei bambini della sezione di palla. Quest'altro è il bagnettino della sezione di filo. Anche qui, come vedete, ci sono le buchettine per i panni personali. Il nido per noi è un movimento di persone in crescita. Questo fa sì che tra noi, i bambini e le loro famiglie, si creino delle relazioni uniche e irripetibili. Questo è il nostro spazio esterno, dove i bambini possono giocare liberamente. Io e le mie colleghe, Gloria, Loredana, Annalisa, Giada, Grazia e Sara, vi salutiamo e vi aspettiamo numerosi.